È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre il DPCM 4 agosto 2023, recante definizione del percorso universitario accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questi i corsi che verranno attivati: corsi abilitanti da 60 CFU, percorsi formativi abilitanti da 30 CFU online per docenti abilitati su altro grado, classe di concorso oppure specializzati sostegno, percorsi formativi abilitanti da 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e per chi ha sostenuto la prova del concorso straordinario bis, percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neolaureati o per coloro che non hanno acquisito 24 CFU entro il 31/10/2022, percorsi formativi da 30 o 36 CFU CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati. Per quanto riguarda i corsi abilitanti da 60 CFU, i destinatari sono coloro che posseggono il titolo di studio che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso, gli iscritti a corsi di studio per il conseguimento degli stessi titoli. Modalità: per il 2023-2024 e 2024-2025 i percorsi potranno essere svolti, tranne tirocinio e laboratori, con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale. CFU, acquisizioni di almeno 10 CFU CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto. Prove: prova finale, che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. Tempistiche: in prima applicazione, conclusione entro maggio 2024. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU online. Destinatari: docenti abilitati su altro grado o classe di concorso, specializzati su sostegno. Modalità: i corsi saranno svolti in modalità telematiche e sincrone. Prove: prova scritta di progettazione didattica innovativa inerente alla disciplina della classe di concorso. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU. Destinatari: docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 presso scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso. Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso straordinario bis. Percorsi formativi transitori da 30 CFU. Destinatari: neolaureati, coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31/10/2022. Tempistiche: in prima applicazione, conclusione entro il 28/02/2024. Percorsi formativi da 30-36 CFU CFA. Destinatari: coloro che parteciperanno ai prossimi concorsi senza abilitazione. CFU: 30 CFU per chi partecipa con il titolo di accesso più 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica. 30 CFU per chi partecipa al concorso avendo conseguito 30 CFU CFA. 36 CFU per chi partecipa con il titolo di accesso più 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022. Prove: prova finale, che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. Costi massimi a carico dei partecipanti: 2.500 euro per i corsi da 60 CFU CFA, 2.000 euro per i corsi da 30 CFU CFA, 150 euro per le prove finali.